Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono in compagnia di questi bellissimi, bei maschioni e faremo il nostro secondo test ride. Non so se sarà l'ultimo, scrivete qui sotto nei commenti se volete farvi il terzo, ma solo se me lo scrivete, se no non lo farò. Proveremo il nostro teschio famoso Ride by Wild Skull con le varie mappe, attraverso questi ragazzi che ho conosciuto attraverso Instagram e YouTube. Però prima di iniziare, ragazzi, cosa dobbiamo fare? Iscriviamoci al canale! Oh, l'hanno detto loro, quindi mi raccomando, vai con la sigla. Siamo pronti per partire. Il primo sarà. Partiamo da lui, vai, che è di qua. Lui è Lauro. Lauro, dalla provincia di Firenze. Perfetto, lui aveva un 883 che ha venduto, mandatelo a quel paese, però. Era 1200. Ah, 1200. Mettiamo le cilindrate. Perfetto, però diciamo che è in procinto di fare un nuovo acquisto, non sa Un quale modello. upgrade. Bene, vai Lauro. Preparati la tua roba e partiamo. Allora, ragazzi, ecco il secondo rider. E lui si chiama Davide. Davide, e vieni da Teramo. 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 È venuto da Teramo, ragazzi, per provare il Ride by Wild Skull. Speriamo che gli piaccia, vediamo un po'. Sei pronto allora per questo test Pronti? ride? Pronti? Allora monta in sella e dai gas. Ok, grazie. Eccoci qua con Massimo, direttamente da dove? Sempre da Teramo. Anche lui, insomma, ha fatto un bel viaggio per venire a provare questa moto. Naturalmente loro, sia Davide che Massimo, ne approfittano per fare un bellissimo giro in Val d'Orcia, giusto? Giusto, giusto. E che fai? Non vai in Val d'Orcia, è bellissima. Quindi sei pronto, Massimo, a provare questa esperienza e magari, che ne Chi lo so, sa? chi lo sa? Chi lo sa? Vediamo un po', dai, intanto Vai, proviamolo. ci prepariamo. Vai, monta in sella e gas! Ecco il quarto e ultimo rider, direttamente da dove? Da Castel San Pietro Terme, provincia di Bologna. Anche lui ha fatto un po' di viaggetto. Come ti chiami te? Armand. Arman, anche lui ci siamo conosciuti attraverso Instagram. Poi per fortuna oggi. E per fortuna davvero oggi, che è sempre la cosa più bella che si possa avere. Attraverso i social sì, è bello conoscersi, ma poi quando ci vediamo di persona è ancora meglio. Quindi sei pronto per questa prova anche te? Vai, anche te, monta in sella e Vai. dai gas! Adesso mettiamo anche il casco, magari. Ragazzi, il test ride è finito, i ragazzi si stanno rilassando adesso. Sentiamo ognuno per uno il responso di questo test del Ride by Wild Skull. Sentiamo un po' le loro prime impressioni. Partiamo da Davide, sentiamo un po' com'è andata la prova. Allora, la prova è andata molto bene, è un ottimo sistema, soprattutto perché riesci a settare nell'immediato il motore, quindi in base alle circostanze che ti trovi di fronte, riesci con un movimento a settare il motore nell'immediato. Nonostante questo, comunque, anche quando si richiedono le prestazioni con la modalità Anarchy, tirando terza, quarta e quinta, è veramente poderoso, soprattutto sul Milwaukee 8, si sente ancora di più questa differenza. Lo consiglio, è un ottimo sistema e complimenti. Grazie Davide, spiegazione impeccabile. Adesso sentiamo Massimo, anche lui
entusiasta di questa prova di sicuro. Sentiamo un po' che dice lui. Ci mancherebbe, beh, senz'altro è un bel dispositivo, mi è piaciuto tanto perché arrivi in curva e riesci subito a mettere la mappa che ti piace, quindi se magari incontri bagnato, incontri un fondo magari un po' irregolare, subito imposti la mappa che ti fa comodo, e poi quando magari vuoi fare un sorpasso subito passi all'Anarchy e il 114 fa tutto il resto. È sicuro un bel dispositivo. È vero, come hai detto te, il 114 già è un bellissimo motore, molto poderoso, ci metti il Rabai Pascal e ancora più forte. Adesso sentiamo l'unico, poverino, voglio infierire proprio, l'unico senza moto oggi. Per il momento. Lauro, vieni qua, Lauro. No, niente, c'è da aggiungere poco a quello che hanno detto i due ragazzi. È un gran bel dispositivo, una gran bella moto anche, e ovviamente lo consiglio. Poi, ripeto, c'è da aggiungere poco a quello che hanno detto loro. Hanno già descritto alla perfezione questo dispositivo, quindi... Volevo anticipare che lui è indeciso tra la Sport Glide, tra Lowrider S o Street Bob, giusto? Esatto. Tutte e due hanno dispositivo con il gas elettronico, quindi nel caso comprassi un moto del genere fai un pensierino a Rabai Pascal. Ovviamente, ci mancherebbe. Ok? Anche perché mi è piaciuto tanto. Perfetto. Adesso andiamo dal nostro bolognese, quasi bolognese. In realtà sono albanese, però. Ah, vabbè. Adottato, diciamo. Vabbè, però stai a Bologna, quindi insomma, sei bolognese a tutti gli effetti. Sì, diciamo, dai. Ormai sono passati quasi 20 anni. Sentiamo Arman che dice. Ma niente, io l'ho scoperto tramite Instagram, diciamo, questo dispositivo, e oggi per fortuna abbiamo avuto la possibilità di provarlo, grazie a te, che è un dispositivo valido. E oggi l'ho provata alla modalità Anarchy, è una bomba, cioè proprio quando apri ti attacchi alla sella, insomma. Ti sei divertito, insomma, dai. Abbastanza. Bene, anzi, bene. Ti devo ringraziare per questa opportunità. È mio piacere. Ci sono delle novità per chi ha fatto il test ride oggi con noi, anche se Arma non ha una moto con acceleratore elettronico e Lauro ancora non ha la moto. Per tutti questi, nel caso dovessero acquistare, il prezzo del dispositivo sarà abbassato a 500 euro. In regalo ci sarà anche il Guardian Bell Angel insieme al dispositivo. Per il primo di voi che commenterà su questo video, uno solo avrà lo stesso trattamento di prezzo. Nel caso invece ci pensate più tardi, comunque c'è il mio codice sconto che vi metto qua in descrizione e potete acquistare attraverso questo codice e avete un piccolo sconto. E ci sarà sempre in regalo comunque il Guardian Bell Angel. Allora ragazzi, il test ride è finito, io sono stato veramente felice di conoscere di persona questi ragazzi. A parte Lauro, dov'è? Ecco qua, che comunque, come dicevo prima, è un amico di un mio collega di lavoro, quindi magari ci potremo vedere, certo, anche un giro insieme ai Val di Pesa, Val di Pesa Barons. Esatto. Li trovate su Instagram, anche loro, bravissimi ragazzi. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale qui ragazzi, mi raccomando, qui. Seguiteci su Instagram, vi metterò tutti i contatti di loro anche su Instagram se volete vedere le loro moto che sono qui parcheggiate insieme a noi. Abbiamo anche le loro bellissime mogli. Ciao! Ciao! Che si sono fatte 500 km in moto. Bellissima esperienza! E ora andranno, come dicevo prima, in Val d'Orcia, quindi sarà ancora più bello. Grazie ancora ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.